a Sergio Assisi. Buongiorno a voi. Assisi, guardi che pubblico meraviglioso che abbiamo. Sì. Occhi tutti quanti e non hanno occhi per lei. Vabbè, sto io. Sta lei, quindi cioè, se c'è un altro, chi devo vedere? Chi devo vedere? Grazie, si è svegliato presto. Lei è un mattiniero? Allora, dipende. Il capello un pochettino distratto, no, capello, per dire. Il capello lo lascio così, così per far vedere che... No, in realtà sì, sto ancora dormendo. Ecco, però mi raccomando, la lucidità bel tempo si sono spera. Sono lucidissimo. Anche perché forse mai come oggi. Guardate, oggi è una giornata molto interessante, ma anche per come devo essere sincera. Io sono innamorata dei miei autori, abbiamo costruito la puntata. Eh sì, perché abbiamo parlato di come rendere e guardare questo mondo con occhi diversi. Occhi di misericordia, ma se possibile con occhi che sanno guardare oltre le apparenze, Sergio. E quindi per uno come lei, che ha avuto fama, che ha fama, televisione, eccetera, mettersi in discussione, fama, non fame, Assisi, fama, dicevo, no, quella già l'abbiamo passata, questa sarà impegnativa, sì, questa intervista, già lo sento, però si mette in discussione a un certo punto e dice, va bene, questa è la nostra vita, questa è la nostra realtà, questa è la mia città, perché non proviamo a raccontarla con occhi nuovi? E che cosa succede, Assisi? Che succede? Succede che è stato un atto di coraggio, in realtà, veramente di coraggio, perché quando mi avevano chiesto alcuni produttori, quando ho cercato di fare questo film, che nessuno ovviamente mi ha dato retta, mi hanno detto non lo chiamare A Napoli non piove mai, non ci mettere la parola Napoli all'interno del titolo, perché altrimenti perde la commercialità, perde il potere commerciale, perché diventa andrà un bene fatto a sud, ma non locale. Andrà bene su. Ma io ho detto, Napoli non è soltanto un, come dire, è un marchio internazionale, lo conosciamo nel mondo solamente per lati negativi, ormai si parla di Napoli solamente in accezione negativa, no? La malavita, la spazzatura e tutto quello che sappiamo, ma Napoli non è solo quello, Napoli è la culla della cultura, Napoli è stata la culla della cultura, è una città che ha 2000 anni di storia, non ci prendiamo in giro, Napoli... Sergio, è un'operazione coraggiosa, perché come dice sì, giustamente lei... soltanto in queste ore, cioè questi giorni sono stati anche difficilissimi, non si fa altro che contare purtroppo di nuovo i morti per strada, sì, quelli sparati purtroppo casualmente, eccetera. Perché Napoli ancora invece può raccontare qualcosa di diverso? Lei da napoletano che cosa ha visto in questa città? Napoli è una cellula creativa, è sempre stata una cellula creativa di un organismo che poi è il nostro paese, che è l'Italia. Io mi sento una di quelle cellule, cioè una di quelle cellule che vive ancora di speranza, ma non che, sai, si dice, il detto dice chi di speranza vive disperato muore, non è vero. Di speranza nel senso che cercare di vedere sotto la, come dire, sotto la cenere ancora quello che c'è di vivo. E Napoli è un mondo a parte, veramente è un mondo a parte che, dove si respira arte, cultura, fermento, creatività ovunque, in ogni angolo. E infatti nel mio film questo ho voluto far passare. Ci sono come dire, immagini belle di Napoli, quindi da cartolina, ma ci sono anche le mura scrostate, i vicoli. E quella Napoli è una, come dire, è una contraddizione che vive continuamente. A Napoli quando piove, piove brutto, ci sì, allaghiamo ma tutti. Ma guarda, è terribile. Siamo bloccati, ci allaghiamo veramente in condizioni. Però... Sergio Assisi, che cosa ha visto? Ha trovato un ombrello particolare, esatto, che rende questa città addirittura una città nella quale non piove mai. Che è il cuore. Ci vogliamo andare? Andiamo. Andiamo, andiamo a vedere. Barnaba! Mi sveglio da mamma mia. Ti rendi conto che ti comporti come un ragazzino e c'hai 40 anni? 38? Io voglio un figlio. Ma non lo sai che per noi donne la scadenza viene molto prima? Ma che è la scadenza? Ma che è un figlio e uno yogurt? Un mio vecchio amico sacerdote parlava della necessità di eseguire dei lavori di restauro nella sua chiesa. Potrebbe essere un buon inizio, no? Magari. Certo, solo che... Che? La chiesa è a Napoli. No! Un chiacchè! Se tu domani non vai a prendere il posto da mio fratello, tu a questa casa te ne vai. Mi sono appena specializzata con un dottorato sull'estetica propedeutica dell'inconscio e influenza onirica nell'arte moderna. È grave. Signor. Sempre sia lodato. Sanando, se avete sentito, mi date un segno. Ma tu sei imbaccata. Barnaba. L'avete uccisa? No, non sono stato io. Un artista che soffre della sindrome di Stendhal è come un fioraio che soffre di allergia. Come per un pasticcere soffrire di diabete. Come per un musicista essere sordo. Come Beethoven. Chi? Jacopo! Jacopo San Barnaba! Ti ha fatto piacere, posso dormire qua solo stanotte? Il busto! No, ma com'è che tenta sempre il suicidio continuamente questo signore? Perché l'ex fidanzata l'ha lasciato. Non si lascia con uno, si mette con un altro. Capito, però l'ha abbandonato sopra l'altare. Ah.
Buttatevi! Sirene, e che ci fa con questo? Non lo sa che a Napoli non piove mai? Sì, comunque c'è un cast di grande rispetto al quale dobbiamo anche dire un grazie particolare. Io non veramente non passa giorno in cui non ringrazio i miei, dico i miei perché da regista dico i miei 30 attori che sono tutti attori di teatro, tutti attori straordinari. Veramente straordinario. E quello è stato un altro atto di coraggio. Perché? Perché di questi tempi devi mettere i nomi, devi mettere, come dire, visi famosi, altrimenti, ripeto, il film non diventa commerciale, invece no. Io ho voluto fare una cosa, il teatro, mettere il teatro in scena. E poi attori, hai visto, c'è Benedetto Casillo, Francesco Valantoni, Sergio Soli, Nunzia Schiano. Ricordiamo che di questo film, Sergio, lei è... l'autore, lo scritto, interpretato forza. E attenzione, udite, prodotto. Cioè i soldini ce li ha messi mamma. Ci ho messo tutti i soldi che avevo da parte. Stanno in li questo ho messi, film. Li ho investiti su di me. In questo momento, in un momento di crisi, tutti mi hanno dato del pazzo. Certo. Ho detto, ma tu sei pazzo? Sì. Sono pazzo. Perché? Perché credo in me, credo nei miei sogni, credo nel mio sogno e almeno una volta nella vita bisogna provarci, perché altrimenti è inutile. Sergio, i suoi protagonisti, che io ricordo... I suoi, i miei? Sì, Barnaba, Sonia e Jacopo. Sì. Sono dei sognatori. Sì. Che ci hanno pure un po' sgarrupati, certo. Diremmo noi a Napoli, e cioè che hanno dei problemi più o meno vistosi. Sì. Diciamo così, non svegliamo niente, poi... No. Ah sì, le dico di più, io non sono riuscita ad andarlo a vedere, c'ho una cosa qua dentro, vabbè, perché parlare di cose che non capisco e che non ho visto è difficile, però le faccio un complimento, sì. Perché ho chiamato i miei amici napoletani e mi hanno detto, dico ragazzi, ma è un film solo per noi no. Terroni? No, è un film per tutti, che si capisce e che arriva veramente al cuore. È anche una storia poi di amicizia, di complicità, certo. Di incontri. È quello, Praticamente l'incontro di tre disagi è una, come dire, un pretesto per raccontare tre difficoltà che noi oggi viviamo nel nostro mondo, nella nostra società. Uno è, cioè, interpretato da me, il che Peter Barnaba, Pan. Il Peter, diciamo il Peter Pan, il bamboccione, quello che vive ancora a casa con i genitori, ma in realtà non rappresenta altro che un disagio, cioè la difficoltà di raggiungere i propri sogni, i propri desideri, e quindi ci si cristallizza, si rimane fermi ed ecco che si rimane a casa con i genitori. Poi abbiamo lei che invece soffre della sindrome di Stendhal, ma che Napoli non ci può vivere. No, perché sviene davanti alle opere d'arte . E come si gira, come guarda, sviene, perché quello rappresenta semplicemente il disagio che noi troviamo quando vogliamo raggiungere qualche cosa, ma in tutti i campi, in tutti i nostri mestieri, nella vita è così, la vita ti mette sempre dei bastoni davanti, no? Sergio, poiché io gradirei che la gente andasse a vedere sì. Questo film, a Napoli non piove mai, mi ho realizzato perché è passata una serata veramente speciale, io mi fido di chi me lo ha consigliato questo film, adesso vengo un momento a lei. Sì. Parliamo proprio degli incontri che lei ha fatto nella vita e dei sogni, in un certo senso, che lei non è riuscito a realizzare, oppure quelli che l'hanno aiutata ad uscire fuori, diciamolo chiaro, famiglia semplice e bella, ma di quelle dove non c'era tanto a no. Casa. Possiamo dire così? Assolutamente no, assolutamente no. Vengo da una famiglia, insomma, i miei erano artigiani, mio padre era un rilegatore di libri, una delle, insomma, delle professioni che ormai quasi non esiste più. Quindi sono cresciuto in mezzo ai libri, in mezzo all'odore della carta. E vedevo mio padre col sorriso, ho visto mio padre per 80 anni lavorare col sorriso, guadagnando niente, però sempre col sorriso. E quello è stato importante, perché mi ha dato quella forza di andare avanti e cercare, ripeto, di raggiungere i propri obiettivi, che poi non sono obiettivi di fama, di successo, no, ma semplicemente inseguire i propri desideri, i propri sogni e realizzarli nel miglior modo possibile in base alle proprie possibilità. Questo io, è. Io approfitto un attimo della presenza di un'altra napoletana, che è la mia collega Antonella. Antonella, approfittiamo un attimo di Sergio, perché secondo me qualche cosa possiamo tirare ancora, qualche curiosità meravigliosa e qualche domanda da fargli. Domande da fare sono tante, però sì. Vorrei che stamattina, visto che c'è Sergio Assisi, le facciano da casa. Quindi vi voglio ricordare che sulla nostra pagina Facebook Bel Tempo Si Spera ci sono delle foto della puntata di oggi, e sotto le foto, nei vostri commenti, potete fare le domande, e io sono qua dietro. Infatti non ti vedevo. È questa voce bellissima che arriva da lì. E quindi, se volete, fate le domande e io poi le giro a Sergio Assisi. E che non so se vi spiego, domande rigorosamente in diretta e risposte in diretta. Brava Antonella, hai anche questo in carico. Fatemi domande semplici perché non sono preparata. Ma tu che sei vissuto tre libri, però il senso della cultura, il senso che poi ti ha portato lontano, esiste nella tua vita, e quindi sono passata al tu, siamo andati direttamente al tu. E allora a questo punto, come si fa gli amici? Noi vogliamo fare un piccolo omaggio, possiamo? Dovete. Guarda, non ti distrarre.
nostra Eleonora Megna che ha montato questa I mille volti. Bello. Ti sei quasi commossa, sì. Bello, bello rivedersi ogni tanto, perché non mi era un modo che noi volevamo un po' per ripercorrere quella che è la tua storia, Sergio. Tu parti dal teatro, sì. Tu non sei uno arrivato al successo televisivo del grande pubblico. Non direi, ho cominciato anche a 12 anni. 12 anni, 13 anni, a 16 anni ero già in teatro a Napoli, a 18 anni ho fatto, 17-18 anni ho fatto il mio primo spettacolo da professionista al Teatro Bellini. E poi da lì la storia è continuata. Devo ringraziare in realtà due persone, sono una è Livio Galassi che mi ha preso per i capelli in mezzo al gruppo, no, dei teatranti, diciamo così, dei ragazzi che facevano l'accademia. E ho cominciato col teatro e poi è arrivata la grande Lina Wertmüller che nel 98 mi ha visto in mezzo a migliaia di persone, perché sono state migliaia e migliaia di provini per quel Ferdinando e Carolina di cui ho fatto Ferdinando di Borbone, re di Napoli, e lì ha cambiato la mia vita, non tanto per il successo del film ma proprio perché mi ha cambiato la vita in tanti aspetti. Che cosa resta di quel ragazzino che nasce in un quartiere popolare, che nasce e che cresce con il profumo della colla, l'odore della colla del papà che incollava i libri? Ancora la voglia di sorprendermi, ancora la voglia di fare, di voler fare le cose belle, le cose per il solo gusto di farle, di divertirsi e di comunicare divertimento, speranza, perché cioè, io lo dico sempre quando vado anche alle trasmissioni politiche, mi invitano, io dico, quando vedo un telegiornale, quando vedo ormai il mondo è pervaso solamente da brutte notizie, perché è vero, perché ormai veramente succedono solo brutte cose, però dico, ma accadranno anche cose belle? Cioè ci sono persone che creano, che fanno, no? Che vivono di questo. Io nel mio piccolo cerco di dare ancora un briciolo di speranza. E allora dico, ogni 10 notizie brutte, diamo una notizia bella. Cioè facciamo vedere che c'è nel mondo, c'è ancora chi sorride e chi va avanti e chi resiste. Tu hai fatto dei nomi a cui sei grato, perché sì. Ti hanno scoperto in certo sì. Senso. Posso farti una domanda un po' privata e imbarazzante, nel senso che tu sei stato il protagonista di questa serie Capri. Sì. Siamo arrivati alla seconda serie, per la terza non sei stato chiamato, terza o quarta? Terza. La terza. Come l'hai presa? Ma guarda, in realtà è stata una scelta personale, perché il progetto non era più quello vero, nel senso non si girava più giù al sud, si veniva girato a Roma, eccetera, quindi aveva perso un po' quel fascino, quella bellezza, quella purezza del progetto in sé, e questo ti fa capire quanto io tenga al mio lavoro, quanto io tenga alla bellezza delle cose che faccio. Ecco, vedi, la condizione sine qua non, mi dicono sempre, mi chiedono il teatro, la televisione, il cinema, no? Non è importante il mezzo per fare le cose, l'importante è la condizione e la qualità delle cose. Su quello ci tengo tanto. Voglio dire, hai dei rimorsi, hai dei rammarichi della vita, forse aver rifiutato dei lavori e aver rifiutato anche a tanti soldi, e quello vabbè può essere un problema, però quello mi ha dato la spinta per fare altre cose come questo film. Momenti no ce ne sono stati tantissimi, anche nella realizzazione di questo film. È stato un film durissimo, è stato un film veramente, io dico, un film fatto a mano. Con pochissimi collaboratori, da Lucilla De Rosa a Italo Piscicelli a Daniele Cantalupo, in realtà una produzione fatta di 4 persone. Possono 3-4 persone realizzare un sogno in maniera professionale come questo film che è diventato ad oggi con sole 30 copie è diventato un caso, perché a Napoli non piove mai è diventato, siamo al, come dire, lo siamo diciamo terzi, perché è appena arrivato, sì, il dato, siamo terzi praticamente dopo la Disney come media copie, esatto. Quindi siamo primi praticamente, esatto, perché diciamo distribuito in poche copie, anche copie. Qui a Roma pensate ce ne sono soltanto 3. 30 copie, sì. Abbiamo fatto, siamo arrivati a 103.000 euro, che non sono nulla ovviamente, ma è un grandissimo risultato, perché proporzionalmente vuol dire che è un film milionario. Che certo. Altri progetti ha, Sergio? Beh, l'altro progetto, ho già scritto un'altra commedia
che spero di poter fare, spero che qualche produttore ancora bambino, dico io, cioè ancora con la voglia di fare cose, di sognare, e qualche distributore grande possa intervenire affinché possa fare quest'altra commedia, quest'altro film, insomma farlo in maniera più aggressiva. I tuoi sono contenti di te, quello che avevano sognato per te, come ti volevano i tuoi? Ecco, allora spero che mamma da lassù mi possa vedere e io spero che sia contenta e credo che lo sia. Mi è rimasto papà, che alla veneranda età di quasi 90 anni mi guarda ancora. Io credo che, voglio dire, credo che siano contentissimi di me. Volevano che facessi l'avvocato, ho fatto legge, ho fatto giurisprudenza, ma mi sono fermato a pochissimi esami dalla laurea perché ho voluto seguire il mio istinto. E fino ad ora posso dire che il mio istinto ha avuto ragione. Speriamo che abbia ancora la forza di continuare. Sergio, gli attori sono abituati a stare sul palcoscenico, però sì, abbiamo detto i momenti no possono anche arrivare. Ce ne sono tanti. Arriva, che cosa arriva? La disperazione? Arriva il momento in cui dici, vabbè, io devo anche dire dei sì che forse non avrei voluto dire. Esatto. Sergio Assisi un giorno li dirà questi sì, ma se io dovesse già, capitare. Già ne ho detti di sì per sopravvivere, ovviamente, perché cioè, ovviamente si deve pur campare, no? E quindi devi fare anche cose che magari non ti fanno, non ti riempiono di gioia, però non mi lamento, nel senso cerco di mettere la professionalità anche nei progetti in cui, no, che voglio dire, credi minori. Ho passato momenti molto bui, sono stato anni anche sul divano a guardare il soffitto, a farsi crescere la barba così, ho passato periodi molto brutti, di disperazione. Chi ti ha fatto uscire fuori? Ma in realtà quella è una cosa che adoro di me, perché improvvisamente un giorno mi alzo, mi guardo allo specchio, mi guardo negli occhi e dico, mo basta. Cioè, mo ok, sei stato male, ti sei messo a piangere, ti sei disperato, ti sei buttato per terra, hai guardato il soffitto, mo basta. Quindi questa rinascita, questo mio essere, come dire, araba fenice, mi piace. E quindi dico, cerco sempre di risorgere, alla fine risorgo sempre. In qualche modo mi faccio sempre venire qualche idea e cerco sempre di fare delle cose e uscire da quel periodo buio. E quindi quel buio poi diventa l'improvviso luce. Sì. E se vengono anche delle illuminazioni. Antonella, a proposito di illuminazioni, di luci dal web... Dici un po'. Allora, domande ce ne sono un po', magari poi dopo con calma rispondiamo insieme. Ecco, possiamo però già iniziare se vuoi, Antonella. Sì, quella che mi sembra più in tema con quello che state dicendo voi adesso è Marina Vitali che ti chiede, e non è proprio semplice come domanda. Aia, preparati. Uno spunto per dare la spinta a coloro che come te vogliono realizzare un sogno, ma nel campo educativo. Quindi tu hai detto, io ho realizzato il mio sogno, che cosa consigli a chi vuole realizzare un sogno? Bello. Per me è difficile dare consigli, come dicevo, non do consigli perché so sbagliare da me, non accetto consigli perché so sbagliare da me. Anche da me. Consigli, io quello che posso dire è, fin quando uno ha le forze fisiche e mentali, di provarci anche controcorrente, contro ovviamente tutto quello che ti si mette davanti, che le persone, le situazioni, il maltempo, tutto ti si metterà contro. Però se realmente credi in te stesso, quindi se realmente credi nel tuo desiderio, nel tuo sogno, cioè se il tuo sogno, il tuo desiderio è talmente forte, e allora supera anche gli ostacoli. Se non supera gli ostacoli, nella maggior parte dei casi, è perché quel sogno fondamentalmente non è il tuo sogno. Tu non sei abituato a chiedere aiuto lassù? Guarda, ti dirò la verità, prima che uscisse questo film mi sono anche un po' arrabbiato, perché io poi con i santi ci parlo, nel senso con il divino ho un rapporto molto particolare, molto umano, e devo dire, se mi permettete, che è quello che sta cercando di fare il nostro Papa Francesco, che io adoro, perché devo dire sta cercando di togliere un po' di polvere dal rapporto che si aveva con il divino, perché è sempre stato troppo lontano, troppo... E invece no, io penso che il rapporto, non voglio dire umano, ma molto più... Insomma, sei andato da San Gennaro a chiedere la grazia pure tu, diciamocelo sì. E vabbè, l'ha fatto pure Sergio Assisi, vogliamo tornare a Napoli non piove, bellissimo. San Giuseppe, io lo so che fra voi santi vi parlate, non so che cosa vi abbia detto Sant'Antonio di me, ma non lo state a sentire, quello è del nord, per lui le cose vanno sempre bene. Io ho capito che non potete fare niente per i soldi, i bancomat, eccetera, però almeno per l'amore, qualcosa per me lo potete fare, no? Ricciolina! San Giuseppe,
Così, solo per sapere se veramente qualcuno lassù mi ama. Quassù no, forse più su. Che figura. San Giuseppe. Ma vedi, sapere, ogni tanto io mi rivolgo lassù per dire, c'è qualcuno lassù che mi ama? Ogni tanto lo chiedo, ogni tanto mi arrabbio. Mi hai avuto la certezza comunque. Mi arrabbio. Ho avuto delle certezze, anche dei dubbi, perché è umano avere giusto, dubbi. Si è umani e ogni tanto mi arrabbio. Cioè, vorrei vedere di più la presenza del divino nella mia vita. E ogni tanto devo dire che accade anche nelle piccole cose. Imparo a leggere i segni. Senti Sergio, questo film, l'ho dimenticato di sottolinearlo prima, nasce da un'altra avventura fatta con tuo fratello, un libro che tra l'altro in tempi non sospetti mi è stato regalato e che io custodisco gelosamente a casa, di foto di Napoli. Sì, ha avuto un grande successo. Che è la Napoli più splendente e meravigliosa, ma è anche la Napoli quella, la Napoli vera, uh-huh. È la miseria e la nobiltà. Noi non ci stancheremo mai di dire che Napoli è questo. In una stessa via c'è il massimo splendore e ci sono anche i bassi che tra l'altro in ogni caso conservano anche la storia e le radici della nostra città. Quello è. Come l'attività di scrittore è un'altra delle tue diciamo sì, avventure, insomma. Ma perché io ho il cervello che va a mille, non si ferma cioè, mai. Non si ferma mai. Io ogni tanto dico, ti prego, cioè, fermati un attimo, perché veramente, cioè, passo da un pensiero all'altro, è un continuo fermento di idee, di cose. Quindi scrivo anche ogni tanto, mi metto lì e butto, in un giorno sono capace anche di scrivere 50 pagine, come in 50 giorni sono capace di scrivere una virgola. Ecco. È così, il mio cervello lo assecondo. Il suo delizio con tuo fratello, che è uno scrittore, tra l'altro, resta un grandissimo fotografo. Ma in realtà mio fratello fotografo. È un fotografo bravissimo, perché è un freelance, è uno che va per strada, sì. Mio fratello, a fotografare appunto la realtà, lui fotografa molto la realtà e quindi abbiamo cercato di unire le forze, ho messo la mia popolarità e la possibilità appunto di poterne fare un libro alla sua verve, alle foto di mio fratello, e è nato questo libro che si chiama Spazza Napoli, da cui è stato tratto il film, cioè nel senso ho fatto rivivere delle foto nel film. Come per esempio c'è una foto nel libro che vendesi bare usate. Bare usate. Voi mi dovete dire in quale città del mondo esiste un posto dove vendono le bare usate. Chiedo scusa, ma non è finita. Vogliamo un attimo rimettere la copertina che vedo alle mie spalle? Scusate, Sergio, vuoi leggere sulla copertina? Non scassatemi il vetro, perché lo stereo già se lo sono fottuto. Cioè, questo è per fare... Questa d'altronde è anche la Napoli. Questa è una Napoli, esatto. Sì, degli anni 90. Però è tutto vero, ma credeteci. È preventivo, vedi, è sì, prevenzione, cioè, sì. Non me lo rompete il vetro. Perché tanto non ci sta. Stare... Già se lo sono preso, quindi... Antonella, mi fai segno, ti vedo, non ti preoccupare, anche se non sei inquadrata. Eccoti, dici tutto. È possibile, io ripeto, perché poi io sono campana anch'io, quindi so già la mia risposta, però volevamo sapere la tua. È possibile vivere lontano dal sole di Napoli per un napoletano? È difficile vivere dal sole di Napoli. Io ci vivo lontano perché fino a un certo punto, perché poi vado avanti e dietro. Però vivo a Roma da tanti anni. Però penso questo, le mie radici sono lì, sono a Napoli. E come si dice, le radici possono essere in qualsiasi luogo e i rami si espandono ovunque, si possono espandere ovunque, portare come dire, i frutti anche più lontano. Quella è un po' la mia idea, portare la mia napoletanità, i miei frutti anche fuori Napoli. È pur difficile, io colgo l'occasione e ringrazio Antonella per questa domanda. E chi l'ha fatta? Non so se hai detto il nome. Per dire anche un'altra cosa, Sergio. Purtroppo per chi come noi vive comunque un po' lontano, sì, dalla propria città, è facile averne la nostalgia, è facile andare a dormire e rivolgere un pensiero a quel mare o anche a quei vicoli. Purtroppo però non sempre si riesce a vivere a Napoli, no, si riesce poi a restare. Tu sei andato via, sì, pensi un domani, che cosa puoi fare da napoletano in fuga e napoletano in trasferta? Chiamati come vuoi per questa tua città, Sergio. Guarda, Napoli è una città meravigliosa ma pericolosa. Pericolosa perché? Perché ti trattiene. Cioè nel senso ha una forza talmente ancestrale che ti tiene legato. Ti tiene legato in qualche modo a sé. E quindi c'è gente che... Cioè ci sono persone che non riescono ad andare via. E il problema è che poi ti trascina sotto.
nelle sue, come dire, pericolosità, nelle sue problematiche. Io ho avuto la forza, ripeto, non di allontanarmi, ma di guardarla dall'alto e di apprezzarla forse in tutte le sue sfaccettature. Comunque l'importante è tornare, Sergio, come tutti i napoletani che ci tornano più o meno sempre. Ci sono ogni settimana, ogni weekend. Allora, ci sono. Allora, 9:58:59, sono le 9:59. Antonella, sì, approfittiamo. Sergio, ti devi alzare. Sì, perché dobbiamo salutare. No, aspetta, abbiamo finito. Antonella, sì, vieni qua, io posso applaudire. Ciao, questo. Sei una gran bella persona, lo sapevamo. E insomma, questo è anche Bel Tempo Si Spera quest'anno. Sì. Andate a Napoli, perché a Napoli non piove mai. Domani un altro puntatone, un'altra giornata bellissima. Grazie di essere grazie venuto, Sergio Assisi. Grazie davvero. Grazie. Ciao. E non devi andare, aspetta. E lì sta qua. Mando con voi. Aspetta la sigla, poi va via la sigla e te ne vai.